La stagione è partita con l'obiettivo di arrivare al playoff finale a 6 squadre e non nascondiamo l'obiettivo e la speranza di arrivare anche in Serie A 1. Hanno lavorato molto bene, a differenza degli anni passati il gruppo è molto coeso e penso che l'obiettivo dei playoff a 6 sia raggiungibile e perché no anche arrivare tra le prime 3 squadre e quindi raggiungere la 1. Sicuramente per come stanno andando le cose Rossobuono è ancora lo scoglio più duro, poi ho visto molto bene in crescita sia Bressanone che Brescia e non c'è mai da sottovalutare le squadre che possono prendere giocatrici di grande esperienza, ho visto qualche movimento in Sicilia per esempio verso il successo. Sicuramente nel momento in cui avremmo la possibilità di affrontare un campionato come la Serie 1 abbiamo una base buona, ma attualmente penso servirebbero uno o due innesti per poter arrivare alla salvezza al primo anno o sperare in qualcosa in più. Il progetto Flavioni è stato un po' ripreso in mano 4-5 anni fa. Siamo ripartiti forti dalle scuole, quindi la nostra pallamano prevalentemente, quindi in numeri, viene svolta grazie alle strutture scolastiche, grazie ai professori e alle maestre che ci fanno entrare nelle scuole. Questi progetti scolastici vengono potenziati dalla nostra società, nel senso che un bambino che fa pallamano a scuola viene subito introdotto anche durante i turni societari, questo per il primo anno completamente gratuitamente. Dopodiché abbiamo un po' tutte le categorie adesso nel femminile e dagli ultimi 2-3 anni anche nel maschile, anzi ultimamente nell'ultimo anno c'è stato un ingresso maggiore di ragazzi rispetto alle ragazze. Le categorie agonistiche che possiamo fare, che facciamo adesso, sono l'under 18 maschile e femminile per una questione proprio di compagini nel territorio nostro, ma saremmo pronti, e già lo facciamo, a fare amichevoli o tornei o campionati anche con altre categorie.